Poeti, 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 uscite dai vostri studi, aprite le vostre finestre, aprite le vostre porte. Siete stati ritirati troppo a lungo nei vostri mondi chiusi. Scendete, scendete dalle vostre Russian Hills, dalle vostre Telegraph Hills, dalle vostre Beacon Hills, dalle vostre Chapel Hills. San Francisco sta bruciando, la mosca di Majakowski sta bruciando e le nuvole hanno i calzoni. Abbiamo visto le miglioramenti della nostra generazione distrutte dalla noia ai readings di poesia. Tutti voi visionari da camera da letto e agitprop da gabinetto, tutti voi poeti alla Groucho marxista e compagni di ozio di classe che restano inattivi tutto il giorno e che parlano del lavoro di classe e del proletariato, tutti voi anarchici cattolici della poesia, tutti voi babysitter della poesia, tutti voi fratelli zen della poesia, poeti! Scendete nelle strade del mondo ancora una volta. Non aspettate la rivoluzione, o succederà senza di voi. Buonasera, nuova puntata di Poeti e Poesia e Arte e Artisti. Ormai non possiamo neanche immaginare che le due cose possano essere staccate, che ci sia una poesia che sia soltanto ferma lì, immobile, sulla pagina e che non sia così innamorata e portatrice, dispensatrice di immagini da meritare anche in se stessa l'idea di essere in qualche modo immaginifica, visiva, visuale. E quindi poi alla fine le cose coincidono, come è il caso, entro subito in medias res, di Monica Palumbo. Monica Palumbo viene da Napoli. Buonasera. Ed è tra i suoi attributi, oltre a quello della simpatia, devo dire anche della bellezza, lei è artista e poeta. Ed è poeta in quanto artista e artista in quanto poeta. Basta. C'è stato anche un tentativo di una mise così, con tutti questi colori, molto bene. E adesso mi racconterai, grazie, perché mi piace, perché la tua è una poesia simpatica, piena di sole, di luce, e che conosce però le ombre, le fatiche e gli oltraggi della vita. Quindi questo mi fa molto piacere. Poi sei mamma, è molto bello. Poi abbiamo Gianluca Rosselli. Buonasera. Che è una nostra vecchia conoscenza, è già venuto diverse volte. Lui ha molti meriti, due sono quelli che conosco, gli altri non so, te li tieni per te, per tua moglie. Tu sei un ottimo fotografo e sì, porti sempre delle scene di realtà che capti in modo intrigante, sei un realista, diciamo così, però magico, e quindi riesci pure il mare di Ostia, riesci ad affabularci. Grazie. Poi sei infermiere, professionista, insomma sei un uomo a contatto con la sofferenza. E a contatto anche con l'idea di salute. Salute, tu sai che in senso latino è una vox media, cioè non vuol dire niente, c'è la buona e la cattiva salute. Bisogna vedere che, si dice è in salute nel senso che presumi che sia in buona salute. Tu sai che la salute è come l'arte, come la poesia, deve essere buona, deve essere vera, deve essere in equilibrio. E quindi credo che anche stasera con te andremo bene. Poi abbiamo una cara conoscenza, lei è Ciociara. Ed è Maria Letizia Agostini, Letizia, sono Letizia, che ci porterà delle cose nuove che ha scritto, e riprenderemo anche delle cose vecchie, abbiamo diverse cose, ecco, bello sempre questo delle tracce, no? Questa è un'antologia dove cominciai a conoscerti, sono delle antologie di pagine, e ti farò leggere perché insomma la poesia è circolare, no? E una volta mi dicevi, ma questa l'ho già letta, l'hai letta 2 anni fa, la rileggi. Poi una bella poesia ogni volta che la legge è diversa, no? Come un quadro ogni volta. Quindi non abbiamo paura anche di recuperare qui per un solo attimo, certo, qualche poesia precedente. E viceversa è bello che tu mi abbia portato delle cose nuove. E nuovo è l'incontro invece con Muscedere, con Gianluca. Gianluca, buonasera. Viene da Roma ed è un uomo profondo e simpatico, queste sono già qualità. Grazie. Si è discettato nei minuti precedenti sul discorso, lui rivendica il fatto di essere un po' un'anima solitaria, insomma, di essere un lupo solitario, si dice una volta che noi siamo maschietti. E però è un uomo che viaggia, che entra in contatto con gli altri, che scrive sempre poesie capendo che è l'altro da sé che le deve leggere, insomma. Quindi c'è questo continuo autoritratto, però è un autoritratto che può diventare specchio anche per l'altro. C'è questa poesia per il cammino verso Santiago, che poi leggerai, certo, eccetera. E attenzione, questa idea del cammino è un'idea che
intride un po' tutto il discorso qui di stasera, perché non è un caso poi che anche il libro di Monica, facciamolo vedere, Monica Palumbo, Il cammino dei sentimenti, questo è un libro appena uscito da Pagine, un libro tanto bello, libro anche pieno di immagini, ma poi, eccola la Monica, ma poi insomma Gianluca e Salvatore metteranno in onda alcune tue, perché è un libro che, di poesie che tu hai corredato con tuoi stessi quadri, con delle immagini. Sì, e... diciamo che secondo me la poesia e l'opera d'arte pittorica vanno un po' di... seguono lo stesso cammino, per volersi collegare al titolo della mia monografia, della mia prima monografia, sì, perché ho scritto libri per bambini ma non poesie, sì, e quindi l'opera d'arte è un'emozione così come un'emozione la poesia, solo che la poesia si esprime con delle parole e invece il quadro si esprime con delle immagini, con dei colori. Ferma, ti contesto subito amabilmente, invece io credo che dietro quelle parole di quella poesia, adesso poi ci dedicheremo alla nostra dea, e dietro le parole di questa, che è Maria Cicala, facciamola vedere subito, Maria Cicala, anche lei di Napoli, più in fondo, che stanca di chiamarsi col nome più bello, forse anche sì, più usuale, Maria, e con un cognome che è anch'esso... Di tutto rispetto, tra canzoni. Cicala, poi anche se te l'hanno sempre detto, ma sei cicala, non formigere, ha deciso in realtà io sono una cicala un po' strana però, sì, perché io sono più formica che cicala. Vabbè, sì, una cicala sì, formichevole, informicata, insomma, va bene. Sì. Senti, mi viene in mente che l'acido formico pizzica perché deriva dalle formiche, quindi che è la loro arma di difesa, specialmente di quelle rosse. Senti, ascoltami, mi piace, mi diverte il fatto che tu abbia immaginato un nom de plume, un nome così, un pseudonimo come Dea, e Airam, o Airam, Airam. Che è esattamente il contrario del mio nome, del suo nome, quindi è Maria letto al contrario, insomma. Come Leonardo, sai che Leonardo scriveva al contrario, sì, era ambidestro, sì, quindi molti dei suoi codici poi dovevi, per leggere dovevi metterli nello specchio, perché così li leggevi dritti. No, io volevo amabilmente contestare la Monica, che è brava, e che è pittrice anche quando fa i quadri. E forse anche alcuni suoi quadri, come il girotondo dei bambini, poi diventano anche delle poesie. Capito? Assolutamente sì. Allora io ti chiedo di leggere subito Io non ho paura. Ecco. Ah, devo leggerla sì, subito, no? Subito. Ok. Sì, la devi leggere tu. Io l'hai non... vissuta, l'hai scritta, adesso la assolutamente devi leggere. Assolutamente sì. Io non ho paura. Io non ho paura. Io sono un albero con quattro rami. Su di uno ci sono fiori rosa, su un altro fiori bianchi, su un altro ancora fiori rossi. Sull'ultimo le spine. Io non ho paura. Nel cuore con me porterò solo i fiori ed i dolori delle spine li scorderò, perché quei fiori mi hanno fatto vedere tutti i colori, mi hanno fatto sentire tutti i profumi e vivrò nel loro oblio. Sarò protetta dai loro petali e sarò cullata dalla loro bellezza. Bellissimo. Molto bello. Grazie. Mi piace anche il fatto che comunque entri nel discorso del fiore, dell'efflorescenza e anche delle spine. Capito? E quindi è come dire, non ti vieti nessuna esperienza, riesci a prolungare la beltà, il profumo, la gioia, il colore dei fiori, però riesci anche a capire che anche delle spine, la spinosità della vita, le esperienze più aspre. Non così, c'è rosa senza spine. Beh, non diciamo che comunque io sono un entusiasta e cerco di vivere la favola anche nella realtà. Sì. Cioè, anche nella cattiveria, anche nel dolore, io cerco sempre di trovare sì, qualcosa che sia positivo, che sia quella scintilla che poi ti fa risalire o ti fa riapprezzare, certo, un nemico, tra virgolette. Ah, beh, questa idea del nemico mi piace molto. E, sì, e quindi faccio sempre riferimento in tutte le mie poesie, anche nelle mie opere d'arte, a questo concetto. Cioè, sono comunque una positiva. Sì. E cerco sempre di venire fuori da situazioni molto pesanti. Sì, sì, sì. Va bene, tranquilla. Non lasciaci anche questo echeggiamento di colore. Poi parleremo meglio anche dei tuoi quadri, perché vanno un po'. Nel mentre Gianluca li metterà, ne parleremo più, come parleremo anche delle tue fotografie. No, volevo un attimo la tua amica, anch'essa napoletana.
Cioè, no, amica, vi siete conosciuti adesso? Adesso, sì, sembra che vi conosciate da sempre, ve lo devo dire. Prima stavate parlando proprio in un modo... Dea Airam, no? Ma in realtà noi napoletani abbiamo questa cosa, anche con, tra virgolette, gli stranieri. Sì, questo sì, ma noi italiani in genere siamo molto... Sì. Dopo un aperto. A Napoli un po' di più, facciamo a subito Napoli. Sentire a casa. Questo è importante, sì. Insomma... Chissà, poi scoprirete che state magari anche nei quartieri vicini. Comunque, a me interessa molto, anche tu c'hai un bel percorso, devo dire, e cominci a scrivere subito dall'adolescenza. Poi mi leggerai questa poesia, tu che non sei ancora mamma, invece Monica lo è, mi leggerai il tuo essere mamma, il tuo sentirti. Però adesso desideravo che mi parlassi dell'amore e me ne parlassi con questa poesia incredibile, che prende un po' tutti anche i luoghi comuni, il veleno, la panacea, le ali della fenice, il gioco, i sogni, e li rimescola e li fa veramente vibrare e volare. Leggicela prima e poi dopo ne parliamo un po'. In realtà ho cambiato un po' la visione però di questo amore nell'ultimo periodo, che la può trovare nell'ultima pagina del mio quaderno scritto a mano. Questo è il quaderno, è quello che noi diciamo infieri, è infieri. No, quello è della Bella, perché sì, quelle brutte le scrivo sui fogli, li strappo e le... Allora, adesso leggi quella, poi dopo, puntate successive, no? Come le certe serie, certi sceneggiati, vedremo il promo delle cose successive. Dai. L'amore è uno strano sentimento, ti dà assuefazione o tormento, è veleno e panacea. È inferno ammaliatore che intriga e seduce, bruciano le viscere, arde il cuore. Paradiso dei sensi dove vivi sogni intensi, ti perdi in esso e ritrovi te stesso. È un cavaliere errante, un mendicante, uno zingaro felice, che dalle sue ceneri si alza in volo su ali di fenice. L'amore è un gioco serio, non ha regole, non ha rivali, non ha eguali. Ti fa gioire e soffrire, perché l'amore è vivere e morire. Perfetto. Poi tornerò su questo discorso amabile delle rime... Che sono concetti abbastanza forti e tosti, l'hai alleggerito poi insomma in qualche modo rivali, uguali, soffrire, morire, con delle rime quasi sempre baciate, sensi, intensi. Sì, mi vengono però, naturali le rime, cerco di sopprimerle. Le rime baciate. Senti, brava. No, volevo a questo punto coinvolgere anche Maria Letizia e ti prego di... perché è un passaggio importante poi per arrivare... in questa idea del viaggio, capito? Amare l'amore. Leggimi questo inedito che ho scritto proprio di recente. Sì, sì, che è gemmato di recente. Amare l'amore, il silenzio e il suono, il giorno e la notte, il sole e le stelle, la pioggia e la candida neve. Amare la spuma biancastra delle onde del mare, l'incessante fluire del fiume, i fiori e i colori. La primavera e l'autunno, amare la vita, amare l'amore. Si può anche amare l'amore. No, l'amore lo devi amare sempre. Una filosofia di vita può essere sì. Quella dell'amare. Sono due cose diverse, sì, certo. L'amore è il sentimento. Si ama una cosa, una persona, e amare l'amore vuol dire avere anche la gioia che è una di amare e anche dell'amore degli altri. Voglio dire, rispettarlo, privilegiarlo proprio come sentimento. Mi piace il passaggio, devo dire, dall'altro da sé, certamente, che è l'entità con cui entriamo in contatto, anche con l'idea di natura. Arrivo perché poi Gianluca, mi piace, a parte l'omaggio alla mamma, mi piace questa idea del tuo cammino verso Santiago, poi ne parliamo meglio. Allora, mi piace il fatto che tu ci sei molto... come San Francesco d'Assisi, il cattico delle creature, tutto diventa creaturale, no? Il sole, le stelle, il giorno e la notte, frate sole, sole e la luna, il sole e le stelle, la pioggia, la candida, la neve. Amare tutto, il mare, la spuma biancastra, tutto, il fluire del fiume. Anche negli opposti, no? Certo, la primavera la e l'autunno, il fiume, certo, il mare, certo. Quindi situazioni completamente diverse. Però di fondo c'è sempre questo atteggiamento di amore che può significare anche di apertura poi rispetto al mondo. Leggi alla anche vita. Questa del fuggire il mio sguardo, perché così visivamente riusciamo a entrare dalla poesia e a uscire dalla poesia. Vedi, bello, sì, andato, questa... entrare dalla poesia. E uscire dalla poesia e entrare in un quadro, capito? Sì, può essere un'immagine pittorica, questa l'ho scritta praticamente durante il tramonto. Fugge il mio sguardo al di là dell'orizzonte e si immerge nei vividi colori del tramonto.
Nella sera che sopraggiunge, incontra il buio silenzioso della quiete. Bello il buio della quiete. È il buio, incontri il buio. Che gli dice il buio? Che gli dice il buio? Silenzio, il buio è tante cose. Però non spaventa, perché comunque a un momento... spaventa il buio. In questo caso... Mi piace molto. Sai cosa mi stai dicendo? Tu mi stai dicendo, Monica lo sa, che tu sei una donna di fede. Perché il buio invece in realtà spaventa, al punto che tutti accendono queste luci, hanno paura del buio. Invece tu ci arrivi già preparata da questa luce del tramonto, che è la luce estrema, ma che poi la porti dentro con te, e ci arrivi in qualche modo illuminata da dentro, capito? Accalorata. Sì, e poi comunque anche un buio che porta il silenzio. Il silenzio, abbiamo bisogno del silenzio, perché sì, sì. Il silenzio può rappresentare un contatto diretto con noi stessi. No, figurati. Cioè a volte ci allontaniamo. Il discorso di prima, tutto questo profilo di parole, eccetera, un po' di silenzio rigenera. Per ritrovare se stessi. Ma perché no? Tu hai trovato, anche hai una trovato forma te stessa. Di raccoglimento. Sì. Hai trovato te stessa, capisci? Comprendere se stessi per comprendere tu, meglio tu capisci l'altro. Capisci che convenzionalmente dici, oh mio, qui questo posto è tutto buio, guarda che silenzio, che paura. Invece no, tu no, dici, è un punto d'arrivo. Certo. Perché mi sto rivolgendo a Gianluca? Perché Gianluca riesce sempre, o da solo, in compagnia, questo cammino verso Santiago. Quando tu vai verso Santiago, ci puoi andare per tutto il percorso, fare soltanto l'ultimo tratto, non importa, l'abbiamo fatto tutti. E in quel momento tu... hai superato il buio della vita di chi non crede, dell'incredulità, anche di certi malesseri o del dolore, del male, e stai cercando, alla fine del tramonto, che è l'inizio di una notte, stai cercando già l'alba, capito? Perché poi alla fine quando arrivi a Santiago è comunque un'alba. Comunque io ti prego di leggercelo così e raccontarci anche meglio, direi quasi logisticamente, se sei affaticato, come è stata, sì. Perché ci sono tanti capannelli, ci si incontra, si fa amicizia e si va verso Santiago, verso questa conchiglia della fede, capito? Magica. Allora, camminando verso Santiago, ho camminato verso Santiago, ho camminato e camminato, sotto il sole, sotto la pioggia, discese e salite, fatica e sudore. Ho camminato e non volevo camminare. Tante volte ho pensato, non ce la faccio, non ce la posso fare. Eppure un qualcosa che non so spiegare, mi spingeva ad andare e a proseguire. Dovevo arrivare. Fede, storia, natura, mettersi alla prova o semplice curiosità. Perché lo faccio? Perché cammino? Non lo so. Questo mi chiedevo e a distanza di anni ancora me lo chiedo. E lo chiedevo anche agli altri, alle genti che incontravo lungo il cammino. Ognuno aveva il suo di motivo, altri lo cercavano. Io non so perché l'ho fatto, ma so di sicuro perché lo rifarò. Mi chiedevo e ancora mi chiedo. È forse questo il segreto del cammino di Santiago di Compostela? Ecco, te l'hanno fatto grandi attori, per le persone più umili. Era un modo, fin dal Medioevo, lo sai bene, era un modo veramente di tornare. I pellegrinacci famosi, ce ne sono anche altri, insomma, no? E c'è un momento in cui tu ti accorgi che c'è questa umanità che poi dolente, che viene anche dalle grandi città, da grandi esperienze strane. C'è chi va a chiedere una grazia, come avviene un po' anche a Lourdes o a Fatima, capito? Ci sono questi grandi luoghi europei, ma ci sono anche quelli poi in altri posti, insomma, cioè, è inutile che te lo dica, Guadalupe, cioè, ci sono posti importanti dove ognuno va. Non dico a parlare con la divinità, ma a verificare, a comprovare la forza di questo. È un percorso, certo, sempre percorso. Interiore. Cioè, io oggi desidererei che l'idea del viaggio, che è dentro proprio nel titolo del cammino, dei sentimenti, cioè i sentimenti non stanno lì fermi, immobili, le belle statuine, i sentimenti sono qualche cosa che cambia anche come un si cielo, evolvono. Si possono anche involvere, anche. Certo, sì. Noi speriamo sempre nell'evoluzione anche della specie, certo. In realtà molte volte si involvono, si le cose vanno a peggiorare, sì. Sto un po' scherzando, e cerchiamo sempre di fare, perché se non c'è un cammino, un percorso, un peregrinare, anche il linguaggio, anche la poesia, l'arte, le tue stesse fotografie, tutto è fermo. Quindi come è stata questa esperienza? Allora, diciamo, come l'hai preparata dentro di te, insomma? Allora, diciamo che fondamentalmente ero molto attratto dalla simbologia, certo, del cammino. Certo.
la simbologia, certo, che riguarda un po' anche i segni, certo, la conchiglia, queste frecce gialle che devi... Della bilancia, tra l'altro, mi ha detto perché la considerata importante, beh, un segno di aria, di equilibrio, la considerata importante anche nella sua nota biografica, perché negarlo? Oggi forse un po' meno, c'è cioè chi ci specula, ma Dante Alighieri era fiero di dire che era dei gemelli, geni. No, ma io poi mi ci rispecchio anche nel segno, certo, nella descrizione non delle caratteristiche. Di male, voglio dire, sì, ognuno, sì. Nel cielo ci sono tante cose, da sempre quelle stelle sono state immaginate a costellazioni messe insieme, a rappresentare animali, giochi esotici, quindi immaginato inizialmente un sono percorso stato simbolico, assolutamente, sì, percorso, sì, simbolico, e poi niente, ho deciso di fare questo cammino insieme a un mio amico, e devo dire che l'ho sofferta tanto per quanto affascinante fisicamente, per beh, quanto potevo l'estate, l'hai fatto l'estate, no? Si fa l'ho fatta a ottobre che comunque era, diciamo, buono come periodo. Perché l'estate è ancora più faticoso. Sì, sì, se farebbe a luglio, piccolo, diciamo, come anche a San Giacomo, tanti sì, lo fanno a luglio. Vai a finire, poi c'è chi va a Finisterre. Assolutamente, sono andato anche a Finisterre, certo, però poi quello l'ho fatto con bus, insomma, diciamo, quello certo, che... Certo. Si va a vedere dove sì, finisce dove l'Europa, finisce. Da dove cominciano e cominciavano anche le esplorazioni. Certo. Immaginare, capito? Dove finisce da quella terra, comincia il mare per arrivare a un'altra terra. Immagina che cosa era ai tempi di Colombo, ma anche prima, sì, no? Certo. Insomma, non sapevi neanche bene che cos'era, se la terra era tonda, circolare, se aveva ragione Tolomeo, certo che no, o Copernico. Ma non sapevi, perché tanto è vero che lo stesso Colombo l'ha capito forse dopo, che alla fine, non so neanche, certo, se l'ha capito veramente che quello era un altro continente. Pensavano sempre di essere arrivati alle Indie, no? Certo. Senti, quindi sempre pur affascinato, sì, l'ho sofferta tanto. L'ho sofferta. E quindi quando sono arrivato, insomma, è stata veramente, tra virgolette, una liberazione. Ma è vero, però certo, è stata certo, molto molto bella. Certo, certo. La cosa che mi è rimasta impressa, e quello mi ha fatto pensare a tante cose, apposta faccio riferimento al segreto, che forse c'è un segreto in questo pellegrinaggio, che poi ognuno lo interpreta come vuole, sì, va bene, nasce sì, come un pellegrinaggio, ma poi in realtà uno lo interpreta come vuole. Ma questa è la bellezza anche della fede, voglio dire, che ognuno, ti vengono dati anche delle norme, dei dettami, e adesso poi dopo tornerò a parlare con Monica perché mi ha molto colpito il discorso di Cermis, ma io... Il discorso, a volte ci sono dei ministri della fede che esigono una normativa, delle regole, ma non è neanche questo, perché adesso sto scherzando, ma neanche tanto. Uno può apparentemente, burocraticamente, essere perfetto, cioè vanno a messa, sono praticante, ed essere un pessimo cristiano, comunque fedele in generale, anche, vale anche per le altre religioni. E magari una persona sembra disordinata, sembra frivola e invece poi alla fine nei casi importanti della vita, ma buon anche samaritano, anche nel Vangelo o nei Vangeli, e poi ci sono pure quelli apocrifi, comunque nei quattro Vangeli ci sono anche molte parabole importanti che ti spiegano questo. La fede è una cosa concreta, non è convenzionale. Sì. E torno un attimo in senso laico al discorso dell'arte e della poesia. Bisogna veramente essere artisti. Questo è l'introduzione a te. Vediamo se Gianluca, gli hai già dato delle foto? Sì, sì. Gianluca Rosselli, vediamo le cose, le nuove foto di Gianluca che ce le racconta. Bravo papà. Oh, ecco, dai, dimmi io tutto. Porto delle foto che ho fatto al parco di Santa Maria della Pietà. Che ecco, allora, Santa Maria della Pietà è il vecchio manicomio romano, sì, chiuso nel 99. In cima, cioè, e vedi, lì c'è proprio, in qualche modo, ancora l'edere, eccetera, però sì, c'è questo muro, vedete che c'è una finestra chiusa, e ci sono queste mani, queste... Diversi murales ci sono adesso all'interno murales, proprio del parco. Oh, vai ancora. Quelli che più mi hanno colpito... Ho fatto delle foto qui. Bello questo. Sì. Questa è una foto molto bella perché c'è anche il gioco della luce, sì, dell'arco, sì, la persona, sì, dentro. La persona che corre. Oh, questo è bello. Questo è un murales sull'edificio, un edificio all'entrata, proprio all'ingresso, sì, del parco. Santa Maria della Pietà, sì, sì. Con questa donna, sì, che viene dipinta nuda, e beh, anche
insomma, meditabonda, sì, vedi? Sì, sì. Oh, questo è incredibile, no. Con questi, sono i mostri, mostri mangiano tutto. Però sono anche mostri, lasciamelo dire, mostri simpatici, infatti, divertenti, buffi, no? Sì. Quello che c'ha tre occhi addirittura, sì. Insomma. E vabbè, poi dopo guarda, squalo che ingoia il burattino, intorno stiamo parlando di Pinocchio, sì. Aspetta, fermi tutti, perché vedi il Pinocchio che è baleno, squalo, quello che sì. Dice, insomma, viene inghiottito. E di vicino quella è una centrale termica, sì, vedi, quelle sono sì, le cabine elettriche, le cabinetti, sì. Sono le porticciattole è divertentissimo, è bello, sì. E sono come diceva prima Airam, è buffo, sono cose belle, no? E anche questa è molto bella, questo è il primo piano dell'altra foto, ha questo fascino, però è meritabonda, sì, come sì. Dire, non fermarti alla mia nudità, anche alla sì, mia bellezza, sì, perché sì. La bellezza è una cosa complessa. Bella. Qui passiamo totalmente a un'altra cosa, questa no, è una balconata barocca che sta in Sicilia. Questo è il balcone barocco più grande d'Europa, barocco, Palazzola Grede, Siracusa, vedi tutte i volti, 27 facce sono, sembrano quasi dei venti che stanno sì. Soffiando, sono. Questo è il barocco, diciamo, bello, che seguente, e questo che è fotografato? Questa qui è sempre una murales che sta all'interno del parco, sì, sì. E c'è una poesia in pratica scritta su. Ho capito. Sul vabbè. Muro, è una poesia, sì. Questa è anche una poesia, eh. Miagola, è una poesia che miagola, insomma. Gatti, ma è vostro proprio di famiglia? No. No, questo è sempre nel parco. Questo è libero, cioè, sì, sì, sempre lì nel parco a Montemario. È bello in carne, insomma, sì. Bellissimo. Senti, allora, io volevo prima di tornare a parlare con Monica, volevo che al volo subito Dea, Airam, mi leggesse questa cosa sulla giovinezza. Perché è bella questa poesia? Perché è scritta in una lingua, in italiano aulico, totalmente fuori del tempo. E quando io guardavo quei murales, anche quello della donna, della ragazza, no? Immaginavo, capito, che un'idea seria, attendibile sulla giovinezza deve uscire fuori dai canoni postmoderni o convenzionali, sennò diventa la copertina di un magazine, che certe volte mettono le ragazze belle in copertina, sì. Per vendere di più. Cioè è un discorso che va talmente al di fuori e diventa, entra ed esce dai famosi poemi rinascimentali, medievali, insomma, che sono la nostra forza, no? Tu pensa che cosa è stato per quel secolo l'Ariosto, l'Orlando Furioso, cioè che cosa, la fantasia ariostesca, cos'era un ippogrifo, immaginare queste cose qui, mentre Tasso è già preromantico, infatti era molto amato da Goethe, cioè, perché lì c'è un'idea di perdizione, cioè l'amore diventa anche una zona buia, diventa anche una notte non tranquillizzante e silenziosa, ma una notte dell'anima. Ti prego di leggermi la giovinezza. Giovinezza, bellezza che fosti d'un tempo immortale, su corsieri alati viaggiavi, raggiante nel sole, d'idea il volto e vesti di fulgente bagliore, sfoggiate al di festa, colma la faretra di dardi che impavida e beffarda ardenti al fato lanciavi, cinto il capo di vittorie d'amore, null'altra temesti, alte vette i tuoi piedi videro e trofei i tuoi palmi cinsero. Aggiogata la vita a te, schiva all'orbuia, al tuo cuor scacciavi. No, verissimo. Mi dobbiamo ridere un attimo, mi piacciono proprio questi. Il fulgente bagliore, la faretra di dardi, quest'idea di tornare un po' indietro nella lingua per andare avanti col gioco della fantasia, capito? Un po' come erano quegli affreschi, quei murales, avevano i trofei, i palmi, la aggiogata la vita. E poi bisogna, vedi, l'idea il volto, cioè sempre questa idea di sì. Che cos'è la deità veramente, che cos'è, cosa vuol dire essere belli, quest'immagine di non è di la campagna idee. Pubblicitaria dei cosmetici, no, perché no, siamo devoti, cioè tutto quello che piace è lecito, però sempre considerando l'idea, lo dico veramente, devozione alla bellezza tu cur, ma la vera bellezza è interiore, è nell'anima, è dentro, è nell'anima, capito? Va qui c'è là qualche del cosa corpo. Sì, assolutamente, o dell'apparenza sì, sì, sì. Allora Monica,
Brava, veramente bella, una cosa elegante poi anche, capito? La poesia deve essere anche questo, un accompagnamento elegante. Tu hai fotografato il barocco. Classico. Sì, infatti, lui ha detto che ha il barocco. Sì, mi hanno fatto un commento a questa, proprio a questa poesia, che tra l'altro io l'ho pubblicata anche sul mio profilo. Guarda lui. Perché così che guardi lui, i telespettatori ti vedono, se no ti vedo io, non è neanche giusto che ti veda solo io. L'ho pubblicata sul mio profilo Facebook. Perfetto. E tra gli amici ho avuto un commento di una persona che dice: scrivi come i poeti di un tempo. Sì, è vero. Beh, ma questo è un complimento, vero, secondo me. Sì, è un complimento. Perché poi adesso vediamo, il concetto anche di passato, presente, futuro, come diceva Eliot, te lo dice, il tempo è circolare, il vero tempo è circolare, per cui non bisogna avere paura di, anche col linguaggio, di tornare a delle forme chiuse o delle, perché poi alla fine non è che la modernità è, sì, anche nella moda è così, ma anche è nella, vero, moda poi con corsi e ricorsi, il vintage ritorna sempre, noi siamo vipiani, vediamo che corsi e ricorsi tutto ritorna, sì, non è che uno è più moderno perché butta via le vocali o scrive, per carità, evviva, messaggini, capito, un po' strampalati, un po' veloci così. Non è storia, quello. Io ti chiedo, io chiedo a Monica ufficialmente di leggermi Infinito Amore. Aspetta, perché è veramente una poesia bella. Grazie. Una poesia bella perché che prende un po' tutti e che esce dai luoghi comuni, donna, uomo, uomo, donna, che sembrano delle cose, capito? E, però prima volevo leggere questa terzina, che è una terzina intitolata col tuo nome, che ti appartiene, e diventa poi, è un autoritratto. Per come la leggerò io, è una parte di te e diventa ritratto di te. Lei dice, Monica dice, mi guardo, mi vedo, sono io. Sono una parte di me che mi appartiene. Tutto l'altro appartiene al mistero. È bellissimo perché poi in fondo ogni poesia è una parte di noi che ci appartiene. Tutto è misterioso. E però l'importante è riconoscersi in quella piccola parte di noi che ci appartiene profondamente. Infatti, e se ci appartiene può anche essere donata all'altro, solo a quel punto. Infinito amore. Infinito amore, ok. Che senso ha l'amore stretto nei confini? Che senso ha il pudore se offende l'amore? L'amore, quello vero, è libertà, libero da vincoli e preconcetti. L'uomo ama la donna e viceversa, ma l'amore sa amare anche l'uomo che ama un altro uomo, certo. Donna che accarezza un'altra donna. L'amore non è una prigione, non è uno schema, è libertà. Nella libertà si muove e sceglie senza dubbi né incertezze, senza paure e senza vergogne. L'amore è amore, sempre, ovunque e chiunque esso muova. Bello. Allora, perché già detto questo finale. No, c'è uno, diciamo, un concetto che io tento di spiegare a tante persone che frequento. Vabbè. Purtroppo l'amore è diverso dalla possessione. Sì. Dal possesso, sì. Certo. La possessione, secondo il mio pensiero, io rispetto tutti, non è amore. Ma no, perché l'amore è qualcosa che va oltre il corpo, che va oltre la mente. A parte il fatto che nessuno può controllare la mente di un altro. No, è la cosa più libera che abbiamo. Perché possiamo avere l'uomo più fedele del mondo fisicamente, certo, che certo, però ci tradisce con la mente. Certo. E quindi questo controllo, questo ipercontrollo, questo spreco d'energia a controllare un altro, per me non ha nessuna valenza. No, certo. E io ero una gelosa da ragazzina. Sì. Moltissimo. Poi a un certo punto ho compreso che veramente soffrivo solo io. E alla fine che risultato ottenevo? Nulla, certo. E sono passata, come sempre faccio, da un estremo all'altro. Cioè io sono lei un estremista, per, Anna Monica, io sono per la libertà. Bello. Se nella libertà un uomo o una donna sceglie un altro uomo o un'altra donna, certo, o sceglie te, è ancora più bello, no? Sì. Perché ti ha scelto consapevolmente. Sì, è vero, sono d'accordo. E questo parla di un po' di tutte le forme dell'amore. Ogni libertà, ogni vera libertà deve essere anche donata all'altro da sé. Sì. Cioè, la vera libertà è come dell'amore, cioè, si sta insieme perché si sceglie di stare insieme, non è perché non si può fare altrimenti. Io ho scritto un'altra poesia molto bella che però non ho pubblicato ancora per il momento, che si chiama Formica, e l'ho scritta per un mio amico. Certo.
che era avvinghiato in una storia amorosa molto gelosia. A quel punto lei ha cambiato il cognome, da Cicala si è tolta il nome. E faccio l'esempio della formica. Certo, dico, sì. La formica se ti cammina per la mano, sì, per lei questa mano sembra immensa, quindi gironzolerà. Certo. Se tu la stringi la schiacci e muore. Certo. Se tu aspetti che semmai si è allontanata, lei ritorna. Certamente. Vuole quello che conosce. Certo. Infatti. È la conoscenza e la consapevolezza, secondo me, il vero sentimento d'amore, che poi l'amore dura poco, questo è un altro. Ferma discorso. Monica, che ogni tua sei meravigliosa, perché poi ogni hai bisogno che di confortare delle immagini con altre immagini. Quello della formia è poi l'amore dura poco, ma quando mentre dura è molto intenso. Io vorrei che Gianluca ci aiutasse a mettere, gli hai dato delle cose da... Sì, da sì, ecco, sì. Cominciamo subito a vedere i quadri, insomma, di Monica. Ecco, dici i titoli intanto. Questo si chiama Naufragio. Naufragio. Ed è tecnica olio. È un olio, vedete, è un cielo, quindi c'è... Devo dire che dal vivo è molto più bello che in foto. E comunque, diciamo, è un mare agitatissimo. Sì, sì. Dove però, come sempre, a me il mare agitato piace molto, sì, c'è il sole, quindi sì, c'è, sì, la salvezza, no? Sì, c'è, sì, uno spiraglio. Beh, sì. Senza, aspetta, limiti, fermi, no? Tutti, vedete che di cielo ce n'è poco, il sole è pieno, però è molto coperto, però lei giustamente dice, il bicchiere lo vede sempre mezzo pieno, comunque colmo, in qualche modo ci sono delle onde arditissime, enormi, però c'è ancora la salvezza. Ma diciamo che la salvezza sempre deve essere molto sempre bello, vista come uno spiraglio. Bello, è un... Grazie. È un mare, una navigazione anche di psiche, lasciamelo dire. Molto è bello, un oceano. Bello. Invece questo è molto più tranquillo e geometrico. Il sole però è nero. Spiegami. Allora, no, questo fa parte, diciamo, di una serie di quadri miei. Sì. E questa è la scomposizione della persona. In effetti quello di sotto è il corpo, quello di sopra è la testa, eccetera. Le sì, braccia. Quello nero che è la testa? Sì. Quelle sono le braccia, sì, e fa parte, diciamo, di un progetto concettuale di arte contemporanea. Sì, sì. È più un gioco cromatico con un significato ben preciso e è una persona che si sta preparando a combattere. Beh, certo. Aspetta, perché quelle braccia che sono in realtà anche sembrano, taglienti, delle, infatti, lance, sembrano delle lame, no? Delle lance, c'ha la testa, certo, diciamo, staccata da questo questi triangoli, triangolo. Tutto sono tutti triangoli, se guardi, sì, bene. Sono, sì, sono tutti triangoli, sì. E mi piace molto, sai cosa mi piace di più? Tu dici un gioco cromatico. Ma la cromia non è mai un gioco. Guarda quanti rossi diversi che ci sono, sì, c'è un rosso bandiera, un rosso, sì, fuoco, un rosso più chiaro, un altro che scivola quasi nell'arancio, è molto, molto intrigante. Vai avanti, Gianluca, vediamo, oh, questo è ancora più interessante. Vai. Allora, diciamo che tutta la mia arte si basa sull'infanzia. Sì. Questi sono bambini e questo, sì, quadro si chiama Adozioni. Quindi Adozioni. Sono tutti bambini che si fanno belli, colorati, dietro ad una grata, sì, che vogliono essere adottati, scelti. Ma la grata è la grata del loro dolore è una grata della realtà, della società. Della società, sì. Cioè, i bambini sono colorati, spesso, la società è buia. Si parla, sì, la società è una società squallida perché è nera, certo. Invece l'infanzia non è mai molto squallida. Bello, molto bello. Questi invece? Questi sono dei gigli di mare. Belli. E praticamente rappresentano la natura, cioè hanno una valenza, diciamo, nostalgica per me perché... quando ero piccina andavo a Pestum dove c'erano questi gigli. Certo. Fermi tutti, ti volevo dire, è molto bello, si dona nettamente il migliore dei tuoi quadri insieme a quello dei bambini, perché sai che cos'è bello? Che è intanto realistico, perché in qualche modo vedi c'è il terreno, il coso, il fiore, ma anche il gambo, e però alla fine sembrano quasi delle cose che volino. Infatti, dà l'impressione di un'idea, è anche geometrico, molto bello, sono uccelli, sono fiabe, non si sa, sono esseri giunti da un altro pianeta. No, volevo aggiungere che i petali, se vedete, non sono tondeggianti, sono come delle lame sempre. Certo, come sempre. Perché la nostalgia fa male. Come prima abbiamo avuto i triangoli, e questo ancora? Bello. Questo è un quadro che ho venduto, tra l'altro. Allora, la figura più grande è mio padre. Ho capito, sì. E siamo su una bilancia. Ho capito. Quella più piccina sono io. Quella più e il quadro si chiama In bilico.
perché il nostro rapporto è sempre stato in bilico. Ma vedi che bello che lei ha messo nel corpicino suo il giallo, e che lo giallo è lo sfondo invece della figura paterna, che invece è nera, cioè è in qualche modo autoritaria, sì, poi c'è un po' di rosso, cioè, molto bello, molto intrigante. Grazie. Fermiamoci qui per adesso, perché per lasciare proprio depositare delle persone queste cose, e il gioco dei bambini, il girotondo dei bambini, poi lo vediamo dopo, sì. ne parliamo dopo. E, però prima di tornare ai nostri amici, leggimi questa cosa come piace a me, perché è importante, è un viatico forte anche per tornare a parlare con loro. Allora, come piace a me, ballo sulla follia, uccido la razionalità, vivo in libertà proprio come piace a me. Questa è tutta la mia vita. E questa è la dichiarazione poetica. Perché lei, vedete, i verbi sono anche forti. Intanto balla sulla follia, non con la follia. Lei ci balla sopra sulla follia. Sì. La follia è poca cosa, insomma. Che cosa? Uccido la razionalità, vive in libertà. E la libertà era il leitmotiv, insomma, il comune denominatore. Proprio come piace a me. L'importante è piacersi, non compiacersi, ma piacersi, e volersi veramente bene. Che è una delle cose che ti dicono anche i medici, cioè tu ti devi voler amare bene. Amare se stessi. È un po', non nel senso negativo. No, non nel senso narcisistico. No. Chiedo a Maria Letizia di leggermi questa poesia che amo. Okay. Se combatti, ha anche un bel incipit. Se combatti e mai fuggi. Vai. Se combatti e mai fuggi, se pensi e credi, se sai gioire e soffrire, se piangi o ridi, se cammini senza fermarti nel buio o con il sole, se vivi con vigore o perdi nel silenzio, se esplode la tua rabbia o regali la tua pazienza, se ami, sempre vincerai. È bello. Bella. Beh, anche se sono tutti, bella. In qualche modo degli adempimenti verso gli altri e verso noi stessi, no? Amare, sempre regalare la pazienza. In situazioni diverse, sì, no? Certo. Quindi che poi si vanno ad armonizzare attraverso l'amore. Vedi sempre l'idea del cammino, se cammini senza fermarti, nel buio, che per te era Santiago, ma era anche un cammino verso te stesso. Mi leggi un'altra cosa tua, c'è quella cosa in dialetto che quella c'avevo coraggio. Sì, c'avevo coraggio. Lui, sei romano, no? Sei nato a Roma, sì. E in qualche modo sai che il dialetto riconduce anche al cuore lessicale di noi stessi, cioè un guizzo di sincerità. Assolutamente. Il dialetto non puoi mentire, non c'è una sovrastruttura. No, poi tanti mi dicono anche che quando leggono le mie cose sono affascinati dal romano, tra virgolette, perché sì. Rivedono proprio come sono io. Certo, diciamo proprio, cioè leggendo una cosa mia scritta in romano, sono proprio io, mi dicono. Certo. Magari se la scrivo in italiano un pochino perde. Lei è ciociara come mio nonno, ma qui abbiamo due scuole di pensiero, quella romana, di cui facciamo parte noi, già, e quella napoletana, quindi è già un derby del sole, io mi trovo insomma, un po' in mezzo. Del centro-sud, un derby importante, insomma, vabbè. Allora, ce l'ho coraggio. A rimanere da solo a sto mondo, con l'inferno che c'ho dentro, non è per niente bello. Che poi in fondo, da solo non ce so. C'ho tanti e tanti amici che mi vanno bene e che farebbero follie per vedermi solo che felice. Lo so da me che la vita è questa e non si può fare niente. Altro che parla la gente. Ma c'è stai te di mezzo e devi ricominciare a vivere. A vivere come si vive e tutto ti sembra così difficile. Stramaledettamente difficile. Ce l'ho coraggio. Un bivio, solo un bivio, uno dei tanti che la vita ti mette di fronte al tuo cammino. Niente drammi, per carità, c'è de peggio. Come c'è pure de meglio, ma tanto è meglio. Per quanto mi riguarda, io al mio bivio ci sono arrivato, ci dovevo arrivare. E adesso, boh, ci vuole coraggio. Ci vuole coraggio, sì. Ci vuole sempre coraggio. Bravo, tanto bravo, coraggio. Perché comunque sei schietto, sei sincero. Continua, stai continuando a scrivere cose sì, nuove. Sì, no? sì, ce l'ho sull'app, insomma. Allora, qui abbiamo, io sono abbastanza affascinato anche da questo tuo libro in progress, in fieri, e te lo dimostra il fatto che a un certo punto avevo scelto una poesia, hai smarrito le parole d'amore, volevo collegare, ma poi ho detto no, aspetta un attimo, mi ero messo a vedere anche le altre, il tuo nome ignoro, che è strepitosa. Quindi, ma ce n'è tante, devo dire, il Borgo dei Sensi anche l'hai già editato. Io desideravo che tu mi leggessi una dopo l'altra, vediamo se le parole d'amore poi le lasciamo per la fine. Le parole d'amore le lasciamo per la fine, una battuta da film. Vabbè, il tuo nome ignoro, ce lo leggi,
E poi a seguire, una poesia importante, e poi a seguire una poesia ancora più criptica, più simbolica, diresti tu Gianluca, che è questa dei fiori d'inverno, l'idea del giardino d'inverno, sai, è sempre stato simbolica, è molto bella, e questa idea dei progetti, delle speranze, di qualche cosa, tu sei molto giovane ancora, che nessuno ci può togliere e che dobbiamo sapere proprio difendere e difenderci. Non illudendoci che siano gli altri a proteggere il nostro giardino d'inverno, perché rimanga poi diventi il giardino di primavera e d'estate, perché non si può sempre, la giovinezza deve difendere se stessa. E fa bene Monica a mettere tutti questi triangoli, queste scimitarre, le lance, il resta e quant'altro. Non sto neanche tanto scherzando, perché poi alla fine è una grande virtù quella di credere, di amare l'amore, Letizia. Non si può sempre delegare agli altri, c'è un momento che c'è una pigrizia mentale per cui, cioè, sì, sono giovane, mi devi proteggere. Vabbè, sei giovane, ma tu hai il dovere di combattere. Siamo questa responsabili giovinezza. Di noi. Sì, certo, si spera di trovare un po' di lavoro, un po' certo. I discorsi economici che sappiamo, evviva, certo, devi avere una società che non dico che ti aiuti in modo pedissico, ma che insomma che ti incoraggi, che ti dia qualche speranza e qualche risorsa. Però c'è questa grossa, questo animus, sì. Che è un animus. Forte, indomito, e qui mi piace molto. Quindi ti prego, ti ridò il tuo bel diario, di leggervi il tuo nome ignoro e poi a seguire i fiori d'inverno. Grazie. Poi ne parliamo. Questa è una poesia che ho scritto pensando ad un bambino, a quel bambino che semmai un giorno verrà. Bello. E quindi? Fa il paio con quello dell'essere mamma, insomma, diciamo così, no? Beh, l'essere mamma, quella poesia in realtà l'ho scritta pensando a mia madre. Ah, ecco, sì. E in qualche modo quella è dedicata. È un po' a tutte le mamme, certo. Quella. Che idealmente, potenzialmente ci sei anche tu, capito? Perché questa è. E leggiamo, sentiamo il bambino. Il tuo nome ignoro, come i tuoi occhi. Sconosciuto mi è il posto dal quale arriverai. Se un Dio di misericordia ti poserà ai miei piedi, affinché ti sollevi, o se sarai carne della mia carne, vita della mia vita, amore del mio amore. Seduta in riva al cielo ti aspetto, con in tasca colori pastello. Mani piccole squarceranno il buio e tingeranno di gloria alla volta. È una preghiera laica, no? Vedi il cielo, la gloria, sì. Carne. E non voglio dire Mariana, però c'è questa Madonnina laica e, sì. E fugace e non celestiale ma celeste, se in riva al cielo, cioè quello è un verso bellissimo. Rileggio quel verso. Lei seduta? Seduta in riva al cielo, ti aspetto. Seduta in riva al cielo. Cioè è una cosa importante, se l'una arriva al cielo è molto bello, è un traslato, è una bella metafora, in genere si sta seduti in riva al mare, in riva al fiume, in riva al lago, che noia, no, dacci tu seduta in riva al cielo, vedi come cambia tutta la prospettiva. E poi le mani sono piccole, sì. Da bambina, come sì. La Madonna di Rossellini, che era una bambina con questo corpo enorme del Cristo ormai 33enne, no? E lei era rimasta una sposa bambina, una Madonna bambina. E ti devo dire, che a questo punto mi viene in mente il famoso verso di Rilke, su cui, che sai, Rilke era un grande poeta d'inizio Novecento, elegiaco, cioè, e diceva questo, dice, tu sei cresciuto figlio dismisuratamente, questo avverbio che prende tutto un verbo, e non ti posso figlio più partorire, come se l'idea che la Madonna non riesce sì. Più da madre a partorire questa deità, questa divinità, sì. Queste mani piccole che però dipingono, disegnano, mi è sembrato bellissimo. Squarceranno il buio poi tra l'altro. Quello assolutamente, il buio mai, mai dentro di noi, fuori no, un po' sì, possiamo fuori, così. Il buio è sempre fuori. By night, Naples by night. Senti. È tutta una storia poi Napoli di noi. Beh sì, lo so, ci ho vissuto, la conosco bene, la amo anche. Senti, la seconda. Fiori d'inverno. Sì. Questo in realtà tocca un tema a me molto sensibile. E si tratta dell'Olocausto. Quindi. Tema fiori forte, d'inverno. Un tema importante che non va soltanto lasciato nel giorno della memoria, è un tema che deve essere sempre presente. Sì. Perché attenzione, c'è chi si sente fuori, no? L'Olocausto deve interessare tutte e tutti. Sì.
non è soltanto un discorso, gli ebrei non è, no. E perché c'è sempre un momento in cui la storia, che purtroppo si ripete anche nelle cose negative, sì, può tornare un discorso assurdo, per cui uno già soltanto per una religione o per un nome o per una razza, sì, o per un motivo strano viene rinchiuso dietro in un lager, insomma. Sì. Una cosa. Fiori d'inverno. Nel campo di ghiaccio, semi d'odio, la mano dell'iniquo piantò. Giacciono nel sonno infinito. Sogni che nessuno ha mai sognato, desideri che nessuno ha mai desiderato, progetti che nessuno ha mai progettato. Nel campo di ghiaccio, fiori d'inverno sbocciarono, speranze che tutti possono sperare. Ad ogni stagione, la mano dell'uomo li coglie. Ti ringrazio, perché questi sono discorsi, adesso tu non insegni, però sono discorsi importanti, anche educativi, che vanno fatti, vanno dati, perché bisogna seminare, perché l'iniquo ha piantato i semi d'oro, bisogna seminare invece semi di dolcezza, di bontà, e anche direi proprio anche di intelligenza, insomma, non si pretende troppo, insomma, no. Perché... La bellezza esige destrieri, esige ma almeno un minimo di pazienza, di bonomia anche reciproca, insomma, è una cosa importante. Io chiedo a Maria Letizia Agostini, tornando a un tuo precedente libro fatto con Pagine, che ha delle cose molto belle, e io ti chiedo di leggere, perché stiamo finendo, quindi io ti chiedo di leggermi un paio di cose. E, intanto, questa idea del viaggio, che è un po' il leitmotiv di un po' di tutta la nostra puntata, poi anche al vento, il vento viaggia sempre, quello, non finisce mai. A volte viaggiamo anche noi con lui, a volte diventa anche un nemico se è troppo, troppo veloce, troppo forte. Però anche quando non c'è il vento c'è nemica quella calma, lo sanno bene i marinai. Una volta poi con i velieri, se c'era la calma di vento non si andava da nessuna parte, era tutto fermo, vedo, la bonaccia era micidiale. Sì. Certo, quando il vento crea i tornadi, i cosi, gli danno nomi di belle donne, ma in America sono cose micidiali. Quindi sono, mi leggi, cara Maria Letizia, sì. Viaggio, vento, anzi al vento, e mi leggi per te, perché è una poesia di un viaggio di amore, di affetto, sì, che non deve mai finire. Viaggio. Salgo con attesa sul treno della vita. Il viaggio lungo, a volte breve, sussulta tra i binari dell'incertezza. Curvo riflesso, il mio animo attende l'orizzonte. Sulle sue sponde, sereno, esso si addormenta. Al vento che fugge via, vorrei regalare il silenzio delle tue parole, il presente senza te. Nel prato incolto ed arido del mio animo, nessun fiore cogli per me. Per te giungono in alto i tuoi pensieri e sopra un'altura mi conducono. Si espande come un eco per me il suono soave delle tue parole e invano cerco in esse la fragilità dell'effimero. Bene, la fragilità dell'effimero. Non manca molto. Io volevo finire di vedere... Le tue fotografie, vediamo un po' se riusciamo, c'è ancora qualcun'altra, sì, devo dire che alcune cose ecco, commentaci, sì, un po', sì, più, intanto in bianco e nero qui, sì, questo è in bianco e nero al centro di Roma, a Fontana di Trevi. Ah, la Fontana di Trevi, mitica. Di mattina, mi è piaciuta l'espressione. Un po' di stranieri, dietro, un po' di... Sì, sia l'espressione dietro del bambino dietro che queste signore che mangiavano il gelato, poi era sì, anche una mattina un po' fredda. Un po' rigida. Ah, ma a me il gelato si mangia tutto l'anno. Vai. Qua ripropongo il mio Charlot siciliano, sì, nello sfondo. Bello. Vedete, sembra Chaplin. Sì, sì, sì. Che già, che la bombetta. È immortalato già in un'altra foto. Sì. Sì. Giorno di Natale, questo. Ma è sempre a Siracusa? Sicilia, sempre a Siracusa. Sempre a Siracusa, sì. Ah, questi sono due signori che correvano in un parco. Sì, 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 e sì. Mi hanno visto con la macchina fotografica e hanno detto... Mandaci sul giornale. Ho detto no, vi mando proprio in televisione. Sei pericoloso. Mi hanno dato un loro assenso. Sei pericoloso. Grande, grande.
E beh, poi sono portato. Ecco, questo invece? Questo è un signore sempre nei pressi di Via del Corso. Ecco. Che preparavano, c'era anche un altro signore, e preparavano dei fiori da rivendere. Sì. E in un carrello della spesa mettevano questi fiori avvolti, sì, in, della plastica. Insomma, si vedeva che era una... un espediente per vendere qualcosa. Sì, insomma, certo. Vabbè, non mi dispiace, perché hai colto questa immagine, sì, molto concreta, reale, un po', sì, di vita quotidiana. Trasandata però poi in nome di vita quotidiana, sì, no? Quotidiana, però è molto bello, molto bello. E questa? Questa è il Gianicolo, la mattina presto, nella... sì. All'alba, la Golden Hour, come si viene chiamata. A Iram. Appena dopo l'alba, sì. In quanto i colori sono più caldi durante, sì, questo orario. Bello, ma questo gesto poi, sì, di invocare insieme. Sì, sì, sì. Oh, che bello questo. Questo è il ponte, sì, sul Lungotevere. Ma questo è proprio un pettirosso, quasi. Sì, 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 sì. È un pettirosso, è difficilissimo. I pettirossi scappano via subito, sì, meraviglioso. Bello gioco dei riflessi. Il riflesso del ponte. Allora, io che amo le tue cose, le amo perché non sono cartoline, perché le cartoline bella Roma, no, cose terribili, poi sembra il Pino Neposillipo che una volta c'è, cioè... Allora invece questo è niente, lui diventa il protagonista, questo pittore diventa il protagonista, sì, c'è, sì, tutto questo meraviglioso, guarda, questo è un tramonto, questo è un tramonto ripreso in Sicilia, sì, tra, questo è tra Palazzola Grede e Ferla. Per una è talmente bello che per un attimo mi sono chiesto se fosse stata un'alba o un tramonto. No, un tramonto perché si vede che sta calando. Sì, è un tramonto, e tra l'altro per prenderlo mi sono fermato in curva. Stavo con la macchina a turno. Beh, non le fa queste cose. Campagna. Mi tramonta la stima che ho di te, perché sono cose pericolose. Sì. Va bene, abbiamo pochi minuti, 5 minuti, quindi bellissimo. Allora, io volevo un attimo chiudere anche con Dea Airam, e volevo trovare un modo anche di metterti poi in contatto con la sapienza, con l'esperienza, diciamo così, di Gianluca, di Muscedere. E io volevo che tu mi leggessi questo essere mamma, sì, finalmente. Ecco. E poi chiederò a Gianluca di leggermi la tua poesia della mamma. Ok. Essere mamma, sarò per te fonte di vita, sorgente dalla quale attingere per la tua sete. Ti specchierai, nelle mie acque ti riconoscerai. Riflesso che con il tempo sbiadirà, fonte che prosciugherà. Le sue acque evaporeranno e fluvi nell'aria. Luce infinita sarò per te. Bellissima. Luce infinita, infinito amore. Vedete come questo idea dell'infinito finalmente è tornato finito. Cioè, perché se uno riesce a essere per una persona luce infinita, non è infinita, ma c'è una finitezza che la prolunga e la rende plausibile, vera, veridica, sì, capito? Quindi questo, come l'idea dell'infinito amore, se io ti amo infinitamente e ogni giorno infinitamente, va bene, appuntate. Leggimi la poesia tua, aspetta che abbiamo 4 minuti, leggimi la poesia per la mamma. Allora, questa... Spiega, purtroppo non c'è più, no? Sì. Ed era, avevo un rapporto molto forte con lei, sì, infatti qui diciamo che punto molto sul finale. Mm. Allora, mamma, questa era una dedica a mamma, insomma, che... Mm-hmm. Mamma, oggi 30 marzo 2015 sarebbe stato il tuo compleanno, avresti compiuto 65 anni, ma un destino avverso. Il giorno del tuo compleanno mi piaceva sorprenderti, sempre e comunque. Beh, io continuerò a farlo sempre e comunque. Gli auguri te li faccio lo stesso, nella speranza che ti possano arrivare ovunque tu sia. Sai, mi piace pensare che tu, in questo momento, sei vicino a me, magari accanto a me, e che stai leggendo quello che scrivo, e magari lo stai leggendo proprio per mezzo degli occhi miei. Mi manchi tanto, mamma. RIP. Bene, io ti ringrazio molto. Io volevo poi un attimo chiudere con Monica, con un'idea invece proprio legata proprio al papà, è una poesia legata al papà che piace molto, insomma, e che prima ha rappresentato anche in quel quadro che sappiamo che ce n'è un altro ancora. Volevo intanto salutare Letizia, Maria Letizia Agostini, ecco. Buonasera. Volevo salutare, lasciano dire, Maria Cicala, in arte Dea Airam. Buonasera. Salutare Gianluca Muscedere. Buonasera. L'altro Gianluca e Rosselli. Buonasera, che grazie. Ci siete tutti molto cari. E chiudere un po' con Monica, abbiamo ancora 3 minuti. Monica, io ti chiedo di leggermi
questa poesia non tanto perché per l'affetto della figlia nel confronto del padre, che è anche un po' un omaggio all'idea di generazioni, l'idea che tutto continua a evitare gli errori dei padri, non, le colpe che non ci ricadano addosso e peggio ancora. Però mi dà l'idea che il senso della storia è rapporto anche con l'irrazionalità, con il sentimento. Ci sono tante cose e mi colpisce molto questa idea dei numeri che sono messi in ordine, il ritmo dell'infinito. Diciamo un analista finanziario. Vai, ma insomma siamo tutti allora, devoti ai numeri, vai. Ti porterò con me al mare, ti stringerò forte per non farti volare. Ti aiuterò a starmi ad ascoltare e tu mi seguirai, lo so, mi sorreggerai. Ascolteremo insieme la musica e tu ballerai. Sarà ancora lungo il tuo cammino, ma noi non ci fermeremo. Il mondo ci saprà aspettare e io seguirò i tuoi passi come un cane fedele segue il suo padrone. Avranno luce gli occhi tuoi per mezzo dei miei e voce alta e forte per gridare a tutti che resterai per sempre con me. Eternità su eternità, salteremo sull'irrazionalità e non ci perderemo mai nel buio, ma nuoteremo nella luce. I tuoi numeri saranno tutti in ordine e seguiranno il ritmo dell'infinito. Dirigerai il mio cammino e sarà tutto più facile con te vicino. Mio direttore d'orchestra, aiutami a creare nuove e nuove melodie. Che ci aiutino a creare nuove e nuove poesie. Grazie di questa armonia. Buona serata a tutti. Buonasera. 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 Grazie.